io dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il luogo che accompagna i pellegrini e che poi li porta giù nella cripta di Santa Maria delle Grazie per una preghiera al nostro caro amato San Pio da Pietrelcina. In questi luoghi che in quegli anni i pellegrini attraversavano, sostavano, soprattutto qui quando attendevano il passaggio, oppure negli anni precedenti quando gli uomini si confessavano. È un luogo ricco dove si percepisce la presenza di Padre Pio, come quando accadde per la piccola Angelina Sorritelli, una bambina americana, figlia di Tommaso. Tommaso era un italiano emigrato in America, ma che era molto legato a Padre Pio e voleva a tutti i costi che la bambina si confessasse e facesse la prima comunione da Padre Pio da Pietrelcina. Allora organizzò tutto. Quando lui rientrò in Italia, in una delle sue dei momenti in cui portava la famiglia qui in Italia dall'America, organizzò questo viaggio a San Giovanni Rotondo. L'unico problema era che la bambina parlava solo ed esclusivamente in inglese, nonostante papà e mamma fossero italiani. Padre Pio non conosceva la lingua inglese. Qui a San Giovanni Rotondo da diversi anni si era stabilita l'americana Mary Pyle, Maria l'americana, così come la chiamavano i figli spirituali e coloro che venivano qui, perché lei era una convertita da Padre Pio e si era venuta qui a stabilire per dare una mano a Padre Pio. Infatti molte volte gli faceva anche da interprete con tutti gli americani inglesi che giungevano qui a San Giovanni Rotondo. E così fece Tommaso. Tommaso andò direttamente da lei e insieme giunsero qui in convento per chiedere a Padre Pio di confessare la bambina. E c'era questo l'unico problema, che parlava solo ed esclusivamente in inglese e lei si offriva da interprete, al che Padre Pio la fece subito interrompere e disse: no, no, queste cose me la vedo io e la bambina. E Maria Pyle subito, così un po' presa alla sprovvista, disse: bene padre, va bene, faccia lei. Si appartarono, portò la bambina in un angolo, cominciò la confessione. Stettero a parlare più tempo. Subito dopo la bambina andò dal papà, entusiasta, sorridente, chiacchierava col papà, ma allo stesso tempo invece Maria Pyle, un po' così perplessa, chiese alla bambina, chiaramente in inglese: ma Angelina, ma tu hai capito Padre Pio? E lei disse: sì. Ma lui capiva te? Sì, con naturalezza la bambina raccontava. No, diceva Maria Pai, non voglio sapere quello che vi siete detti, ma voglio capire, ma voi parlavate in inglese? E Angelina disse, chiaramente in inglese, a Maria Pai: parlava perfettamente l'inglese Padre Pio.